Ideato e promosso dal Comune di Fuscaldo, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Professionale Enrico Fermi e la Fondazione ITS Tirreno della cittadina e che gode di partnership importanti tra enti pubblici, privati e associazioni, è un luogo di partecipazione aperto che si propone come centro di informazione e formazione e orientamento su lavoro, microimpresa, bandi, opportunità, ma anche condivisione di idee e di progetti che nascono sul territorio e per il territorio e con il racconto di realtà produttive locali che, mettendosi in gioco questi CLEM del laboratorio, rappresentano esempi positivi da seguire e replicare. Sindaco, con Fuscaldo Lab anche l'amministrazione comunale si mette in gioco per sostenere l'imprenditorialità ma anche e soprattutto stimolare i giovani a investire sul proprio futuro partendo dalla propria terra e dalle sue peculiarità. Sì, è una scommessa che intentiamo fare e la vogliamo vincere. Crediamo molto in questo progetto, crediamo molto in questa opportunità. I giovani vogliono credere in questa terra, vogliono credere nell'identità, vogliono credere nel territorio e ci sono molti esempi che già esistono a Fuscaldo di imprese che esportano all'estero i loro prodotti che sono molto apprezzati. Noi dobbiamo seguire questa scia implementandola di iniziative più forti, iniziative più coraggiose e i giovani sono pronti a questa scommessa. E questa giornata, ecco, darà a loro l'opportunità di inserirsi in questo mercato. Come dire, Fuscaldo tenta questa carta perché ce la può fare, perché può investire in questi prestigiosi prodotti locali, può investire soprattutto nella voglia di tanti giovani di impegnarsi per il loro territorio e per ricercare questa identità. Noi come amministrazione comunale vogliamo applicare l'arte della maieutica, l'arte socratica, che è quella di far venire fuori il meglio. Noi crediamo che Fuscaldo Lab possa rappresentare il giorno 26 novembre un'occasione, un'opportunità, consentitemi di dire un sogno da poter, come dire, aprire e realizzare.